Ed eccoci, siamo in Lorenteggio 181. Oggi ci è stato comunicato che ci doveva essere uno sgombero. Noi è settimane che stiamo controllando questa proprietà ultimamente perché sono successe delle cose incredibili, tipo questa vietta che vedete oggi col giorno, che di notte comunque è sempre buia, dove ci si viene a drogare, a prostituirsi, a gettare gli oggetti rubati e la refurtiva. Prego Paolo Rusconi delle immagini, se vuole venire con me. Vieni Aurelio. Insieme a noi c'è Aurelio Miranda. Siamo attenti ai piani alti, guardate i vestiti che se ne fanno, vengono lanciati dalle finestre. Ricordiamo che tutte queste case dovrebbero essere chiuse e sigillate perché i palazzi vanno buttati giù. I cittadini regolari che ci abitavano sono stati allontanati mesi fa da qui. Quindi adesso, siccome nessuno ha messo una messa in sicurezza, una guardia a controllare, sono stati tutti rioccupati illecitamente, legalmente. Guardate qui gli ingressi delle case. Quanti possono penetrare da una parte all'altra? Ecco, questo è quello che capita quando i palazzi sono gestiti male e non vengono controllati e sorvegliati. Ma proseguiamo ancora. Vi ricordo che questo palazzo doveva essere già demolito, in quanto qui a fianco questa massicciata non è il muro di Berlino, ma è bensì il muro del cantiere della nuova linea metropolitana di Milano. Come potete vedere, tutto quello che c'è in giro sicuramente non è frutto di un giorno, due giorni, una settimana, è frutto proprio della totale incuria e dimenticanza che ha avuto il gestore e chiaramente anche il comune e il municipio di questa situazione. Guardate questa lastra qua, un altro appartamento in tentativo di occupazione abusiva. Ma adesso riprendiamo il cortile centrale. Guardando questo splendido cielo, questi alberi coperti di vestiti che vengono lanciati dall'alto. Oddio.
visto, nel mentre l'operazione dei carabinieri si sta portando avanti, qui sono rientrati, stanno cercando di aprire le porte che erano lastrate. Quindi la situazione, come diciamo sempre, è messa in sicurezza e controllo e vigilanza sul territorio, altrimenti non serve a niente. E andiamo avanti. Ed eccoci, abbiamo finito l'odierno reportage sulle case popolari maledette di Milano. Oggi c'è stato anche uno sgombero dei carabinieri che ringraziamo per la loro disponibilità. Purtroppo all'interno si stanno di nuovo radunando questi clan rom bosniaci che sono occupatori abusivi di professione, nonché vivono di espedienti e varie cose, come potrete vedere nei filmati. E c'è qui con me Aurelio Miranda, qui chiedo, hai mai visto una casa popolare conciata peggio di questa a Milano? Peggio di questa è difficile trovarne. Il discorso è che queste sono case popolari, sì, dovrebbero essere gestite dalla regione o dal comune a secondo se ALER o MM. Il problema è che sono case popolari ingestite. Il risultato è quello che abbiamo visto all'interno. E Tullio, il problema è che qua forse andiamo un po' oltre il degrado. Sì, direi che qui andiamo verso il pericolo vero e proprio. Sappiamo che ci sono stati degli attentati in questi giorni, mettiamo le mani davanti, speriamo che non sia così, ma se un latitante, un terrorista vuole venire a Milano e nascondersi da qualche parte e non farsi trovare da nessuno, ecco il Lorenteggio 181. Direi che con questa vi salutiamo, Tullio Trapasso, City Report, il Comitato Antiracket e Antiabusivismo, Aurelio Miranda, Daniele Menti, Paolo Rusconi che sta facendo le immagini e a cui gli dico dai un'ultima visione di questo luogo spettrale che purtroppo sarà ancora abitato per molto tempo.